Grazie, senatore Arrigoni. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano per 10 minuti. Prego, senatrice. Grazie, Presidente. Signori senatori, siamo oggi chiamati a votare la conversione in legge del decreto legge numero 83 del 2020, recante la proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid-19. Siamo in realtà chiamati a confermare le scelte che abbiamo assunto a inizio anno, quando ci siamo trovati di fronte ad una sfida nuova, difficile, con la quale mai avevamo avuto modo di confrontarci. Il Governo ci chiede oggi di continuare a seguire un percorso tracciato con chiarezza, prorogando le misure eccezionali fino al 15 ottobre. Misure che assicurano strumenti di prevenzione e gestione dell'emergenza. Emergenza che purtroppo è ancora attuale. I dati che registrano aumenti dei contagi non devono spaventarci, ma non possono coglierci impreparati. Siamo stati tra i primi ad affrontare in Europa la pandemia e siamo stati i primi a strutturare in tempi strettissimi una strategia che ha dato i suoi frutti. Non possiamo pensare di sprecare lavoro ben fatto, perché i dati parlano chiaro e la stessa comunità internazionale lo riconosce. Il Governo ha agito con tempismo e ha adottato le misure indispensabili per fronteggiare le nuove difficoltà. Questo ci rassicura perché dimostra coerenza e competenza nella gestione dell'emergenza. I numeri che costantemente si aggiornano sui contagi nel mondo e in Italia non sono altrettanto rassicuranti e ci chiamano a prendere coscienza che l'emergenza è tutt'altro che finita. In questo scenario la proroga dello stato di emergenza e delle misure conseguenti si pone come indispensabile per fronteggiare la pandemia. Garantire attraverso la proroga la continuità dell'azione di contrasto vuol dire avere gli strumenti per non lasciare al virus margini di diffusione, isolando i focolai all'origine e monitorando i contagi. Significa quindi assicurarsi che gli ospedali abbiano personale e mezzi sufficienti per poter sostenere improvvisi picchi di domanda di assistenza. Quelle che proroghiamo oggi fino al 15 ottobre sono tutte le misure che ci hanno permesso di uscire dalla situazione critica in cui ci trovavamo nei primi mesi dell'anno e che sono convinta ci permetteranno di gestire i prossimi mesi che verranno. Presidente, è importante ricordare che quella che stiamo affrontando è una sfida che coinvolge il mondo intero, in modo grave e pericoloso. Non possiamo correre il rischio di sottovalutare questo pericolo, né possiamo condividere atteggiamenti troppo permissivi in contrasto con le dinamiche di assoluta attenzione che questo subdolo virus impone, né tantomeno possiamo tollerare o avallare atteggiamenti di mero allarmismo. Non possiamo non confermare la scelta della responsabilità e della presa di coscienza del pericolo. Sono convinta in questo senso che sia indispensabile confermare i poteri affidati temporaneamente ai sindaci e alle autorità sanitarie locali, poter limitare la circolazione delle persone che risultano infette, vietarne l'allontanamento, imporre un periodo di quarantena ai soggetti che sono venuti a contatto con soggetti infetti. Sono scelte che vanno prese in tempi stretti con assunzione di responsabilità, nella cornice dell'adeguatezza e della proporzionalità. L'elenco esaustivo di tali strumenti, richiamato nelle norme, attiene a quelle misure che nei momenti peggiori hanno fatto la differenza, che tuttora fanno la differenza quando ci si presenta la necessità di isolare un focolaio, di bloccarne i contagi e monitorarne gli sviluppi. Sono misure che gli altri paesi si trovano oggi costretti a prendere con mesi di ritardo e con effetti catastrofici per la salute dei cittadini. I numeri non mentono. Se l'aumento ancora contenuto in Italia ci tiene tutti con il fiato sospeso, i dati riportati in Francia, in Gran Bretagna o in Belgio non lasciano spazio alle chiacchiere. Il numero dei morti negli Stati Uniti non può non suonare come un monito a non bassare la guardia. Dobbiamo guardare in faccia la realtà senza allarmismi, ma con raziocinio e prospettiva. Non si possono chiudere gli occhi davanti al pericolo, ma anzi bisogna mettere a fuoco e aumentare sempre di più la conoscenza del nemico da sconfiggere. Dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni che hanno saputo guidare il Paese nei momenti più tragici e garantire loro gli strumenti per agire al bisogno.
Abbiamo fiducia nel Presidente del Consiglio e nel Governo, che hanno dimostrato prontezza e competenza nel saper scegliere misure adeguatamente proporzionate ai rischi e ai pericoli legati alla diffusione del virus. Abbiamo fiducia in un esecutivo che ha saputo sfruttare la tecnologia per usarla al servizio delle necessità organizzative dovute all'emergenza sanitaria, permettendo ad esempio di svolgere riunioni di organi collegiali in videoconferenza, ma anche di mappare i contagi e strutturare un sistema di allerta Covid-19 con l'app Immuni. Siamo fiduciosi perché abbiamo visto che l'impegno degli italiani, che hanno compreso che la tutela di ognuno comporta lo sforzo di tutti. L'obiettivo primario deve rimanere quello che assicurare adeguati e omogenei livelli di assistenza, perché tutti abbiamo accesso alle cure e non si debba mai, dico mai, più di dover scegliere chi poter curare. Le norme che oggi proroghiamo sono indispensabili allo scopo. Concludo con sottolineare che convertire in legge il DL 83 e prorogare l'emergenza Covid-19 vuol dire mantenere un metodo costruito anche sugli errori del passato, ma che ha indubbiamente dimostrato di essere funzionale e vincente. E la scelta di un approccio scientifico ad un problema prima di tutto sanitario, l'iterazione che permette il miglioramento. Grazie.